Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 67 targato WWF Genesis post SummerSlam, ragazzi. Mamma mia, sì, uno SummerSlam che ci ha lasciato con molti, anche dal punto di vista di Genesis, con molti risultati interessanti, potremmo dire. Sì. Tra l'altro uno forse diciamo un po' anche guppato da un certo David Johnson, però vabbè. Ritenete ovviamente il titolo global, infatti Drew Storm è risultato ancora campione nonostante Mike Emmett abbia provato ad assaltare il suo titolo. Eh sì, è stato un match combattuto, però ha ragione David, dai, sì. Drew Storm è di un'altra pasta. Poi sì, lo stesso David Johnson, no? Ha voluto è stato sconfitto da The Slacon per il titolo internazionale. Uno dei match, ragazzi, secondo me belli della card. Sì, e dell'anno, verità. Secondo me. Sì, può darsi addirittura. Poi abbiamo avuto il match a tre femminile, ladder match per il titolo detenuto, anzi era detenuto da Ace Yamashita, in quanto sì, né Cari Cardiff né Ace Yamashita è riuscita a confermarsi campionessa, ma Paige è riuscita a spuntarla di cattiveria e con violenza, diventando campionessa femminile, anzi campionessa delle Divas in questo caso. Delle Divas, sì. Praticamente dopo un mese dalla sua sconfitta Civilization, quindi brava. Quasi due mesi, però Paige dovrà dimostrare tanto, perché insomma è passata da Civilization e tornata qui a Genesis quando lì faceva un po' comodo, quindi sì, in effetti. Poi abbiamo avuto un altro match incredibile che molti non ci avevano scommesso, praticamente una mazza, che riguardava appunto il titolo Phantom Maiden in palio detenuto dai Tommy Sakamoto, ovviamente ai danni della povera Alice Walker, che comunque le ragazze hanno messo su un match anche lì, forse uno dei migliori anche lì della serata. Sì, assolutamente. Secondo me, uno dei tre o quattro migliori match della serata, ecco. Poi gli Originals, che sono ancora i nostri campioni di coppia, quindi gli Steel Brawlers, ribadiamolo, hanno fallito la propria chance titolata. Ma c'è, diciamo, due persone che ieri sera hanno un po' cambiato le carte in regola, dai. E anche è vero. Ma attenzione! Attenzione, il pubblico la prende benissimo. Non lo meriti. La prende benissimo. La prende benissimo il pubblico. Guardateli, c'è un casino allucinante. E peggio, mamma, infatti mia, è rimasta abbastanza, cioè, non lo so come, rattristita. Ecco, diciamo, ecco. Ora fai la sua entrata, ok, però sì. È rimasta di M, dai, diciamo la verità. Il pubblico, che in effetti posso dire che sono dalla parte del pubblico stavolta. Sì, in effetti sì. Se lo fanno senza, cioè senza sparare sulla Croce Rossa, cioè senza dire cose troppo forti, va bene. Già questo no, però vabbè. La toccano pianissimo i fan, sto notando che la vittoria di Paige è piaciuta ai fan. Sì, piaceva a tutti, guarda. Infatti, prova a parlare, ma non so neanche lei, secondo me. No, si sta incartando. Sta tagliando, infatti. Mamma mia. Cosa vuol dire Paige? Oh, visto che Paige, diciamo che non è che hai fatto proprio un buon comportamento, tornando a Genesis, se pretende anche subito un match titolato. Addirittura comunque gli dà della venduta. Mamma mia, della venduta. Questo forse ancora peggio del fai schifo e del non lo meriti, assolutamente. Infatti, sentite che chiasso, anche noi dobbiamo alzare un po' la voce, perché sennò qua che casino. E attenzione, mamma, perché addirittura cioè non riesce più a parlare, perché sta, no, non è più riuscita a trattenere le lacrime, proprio sta piangendo. Sì, diciamo, secondo me non si aspettava una reazione del pubblico che giustamente rincara la dose con delicatezza, soprattutto mi dicono, con tanti di velluto. Mamma mia, pubblico veramente cattivo, cattivo con cazzo assidi. Vabbè, attenzione, Karen Cardiff, oddio, eccola qui
Mamma mia. E il pubblico invece è tutto con... sì. Incredibile. Beh, d'altronde diciamo che probabilmente il pubblico avrebbe preferito o una vittoria della stessa Karen Cardiff o una vittoria della stessa Ace, e riconferma magari della stessa Ace. Mamma e comunque mia. In effetti diciamo che non voglio dare contro il pubblico, cioè non voglio essere di parte in questo caso con il pubblico, però hanno un po' ragione, eh. Cioè Paige è arrivato dopo la sconfitta Civilization, arriva, io sono ancora una superstar di Genesis, va bene, quello è anche vero, però secondo me tornare, pretendere un match titolato, io voglio un match titolato perché Civilization non me l'hanno dato e torno qui, cosa? No. aspetta, no, non è che non gli hanno dato, diciamo, a Civilization, no, capito, no, però nel senso come lo ha fatto capire sembrava così, cioè non me l'hanno dato, quindi vengo qua a casa mia dove ero prima, voglio tutto, perché cosa, infatti Karen Cardiff qua mette subito le cose in chiaro, secondo me Paige sta facendo la gnori, secondo me invece è una approfittatrice di prima categoria, no, secondo me no, invece dai, non è non abbiamo mai vista così, dai, non lo so, non lo so. Vabbè, rincara la dose, mamma mia. Quasi passa. Beh, oltre, quasi va oltre, insomma, ragazzi. Veramente una delicatezza di quelle. E poi la sta prendendo in giro, molto... cara, detto una parolaccia, cara, detto una parolaccia. Cioè, mamma mia. Cioè, cara, incarni pure, però. Sì. Vabbè, ma cara, incarni la sta prendendo per i fondelli, su, parliamoci chiaro. E Paige non reagisce, tra l'altro, anzi, è molto. Non c'è stato, cioè, non è, non sa manco, insomma, adesso dove si trova. Per la prima volta forse il pubblico è dalla parte di Karen Cardiff, poi, che è una che non le manda a dire, quindi. Sì, infatti. Oh, mamma mia, qui la tocca pianissimo, tra l'altro. Qui veramente pianissimo. Eh beh, la vuole mettere sul personale, Karen. D'altronde sa che Paige ha la cintura, quindi la cosa personale potrebbe proiettare direttamente per il titolo. Sì, però quello che mi fa strano è che Paige non. Secondo me non vuole controbattere, perché non sta neanche. Ma perché sa che forse ha sbagliato, dai. Torna a Civilization, torna a casa. Cioè. Aia. Mamma questo mia. Questo non è di certo una roba bella da dire, Assolutamente. Paige. E il pubblico, noi non ti vogliamo. Mamma mia. Addirittura qua, ragazzi, non ho mai visto una situazione del genere proprio in WWF. Mamma mia, questo è proprio forse la cosa che e Paige va via, cioè è l'unica face di tutta la storia della WWF che non viene, che comunque viene proprio massacrata, schifata. In questo modo, cioè sì, si è schifata, viene schifata alla fine dei conti. Mamma mia, che situazione, Sì, che situazione veramente strana, mamma mia. Cioè, Cardiff... Ok, sono d'accordo che non si meritava il match titolato, però forse hanno un po' esagerato anche il pubblico, Sì, poi diciamo magari. Che il pubblico è stato travolto dall'onda chiamata Karen Cardiff, che ha spinto ancora di più. Sì, infatti. E via dicendo, insomma. Boh, vedremo come si svolgerà nelle settimane a seguire, perché... Oh, una come Paige potrebbe anche addirittura abbandonare il titolo, come ha fatto stasera. Oh. Attenzione, Rainer e Thunder non possono combattere. Di chi stanno parlando? Non ne ho la più. Ricordiamo che idea. C'è la Battle Royale per determinare il primo sfidante al titolo di Thunder, a Clash of Champions. Che li batteremo per i titoli. Ah, vuoi vedere che stanno parlando degli Originals? Cioè, quindi Rod e Soldier sono nella Battle Royale. Ma perché? Vabbè, sono di Genesis, lo possono fare. Sì, ho capito, ma perché Rod e Soldier dovrebbe essere nella Battle Royale? Scusami, non sono già campi. Vabbè, non vuol dire niente, non è che non possono. Vabbè, non saranno più così tanto originali quando. Renner tocca anche lui pianissimo. Stasera, ragazzi, siamo partiti proprio con i guanti del muto, mi dicono. Beh, diciamo che c'è molta competizione anche messa sul personale, dai, diciamo un po' così. Beh, tra poco, Davide, avremo, diciamo, l'onore di guardarci questa Battle Royale, perché da un po' di tempo che non vediamo Battle Royale a Genesis, quindi... È vero, una Battle Royale, ragazzi, che ricordiamolo, darà la chance
a chi la vince di affrontare Michael Thunder direttamente a Clash of Champions. Ma a questo punto, ragazzi, se tanto viene a tanto, Thunder avrà due match. Penso perché di se, sì. Se va pure per dire di coppia. Attenzione, perché questa è Ronda. Attenzione, Ronda c'è. Ronda c'è, quindi se dovesse vincere, scusa, se dovessero vincere uno tra Ronda e Soldier, anche comunque uno dei due componenti dei campioni avrebbero un ulteriore match. Sì. Avrebbe un ulteriore match. Mamma mia. Sì, veramente potrebbe succedere, ragazzi, che gli Originals, Michael Thunder e Reiner li vedremo. Praticamente potremmo vedere. Vabbè, no, se dovesse succedere. Reiner no. Reiner solo una volta. Insomma, solo in un match. Beh, sì, vabbè. Intendevo magari all'angolo di Thunder. Ma no, ma tu pensa, che Reiner incassa. Cioè, tu immagina. Thunder mantiene il titolo. E Reiner in casa, cioè, sarebbe un pay per view tutta l'insegna di Thunder e Reiner, Quello è vero, quello è vero. Però vedremo comunque chi la vincerà questa Battle Royale, perché ricordiamola che Over the Top Rope, quindi l'avversario va ha eliminato lanciandolo fuori dalle corde, stile un po' Royal Rumble. È vero, è vero. Sì, ma la cosa che ci fa ridere a me, Dave, ragazzi, è che sti due, Soldier e Rod, poi non c'hanno tanto bisogno di andare per il titolo Television. Ma appunto, cioè, che senso ha metterli? Cioè, magari potevi dare una chance qualcun altro, cioè, non lo so. No, infatti sì, il problema non è tanto dei Road e Soldier, quanto il problema di chi ha dato loro questa opportunità. Perché comunque sia Road e Soldier potrebbero benissimo magari infortunare Thunder nel match Road o Soldier che vanno per il titolo, e poi nel match successivo avere uno sfidante solo per Reiner, o comunque il match non si fa. È vero, è vero. Tanto secondo ad entrare è il buon vecchio Soldier, altro componente degli Originals, che sicuramente si daranno man forte fra di loro in questa Battle Royale. Penso di sì. Togliamo il sicuramente e mettiamoci un bel ovviamente. Sì, ma magari faranno finta di combattersi un po' a vicenda, così di tanto in tanto. No, magari dicono eliminiamoli tutti, poi alla fine ce la giochiamo, chi vince vince. A fine dei conti. Sì, sì, basta che non sono. Basta che non si eliminano a vicenda, In quel caso non avremmo vincitori. Quello è vero. Quello è vero. Cioè, lì veramente farebbero una brutta figura entrambi. Però vabbè, si spera che ci sia un vincitore, dai. Sì, in effetti. Sarebbe una cosa veramente. Sì. Comunque interessante, vedere chi potrà andare all'assalto di un Michael Thunder direttamente a Clash of Champions. Che, come hai detto tu, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma se gli tocca fare due match, come cavolo fa? In effetti, abbastanza strana come situazione. Non è strana invece la situazione di Refor, che ha battuto, ricordiamolo, Ken Fiulo in quel di SummerSlam, che stasera combatterà contro Dodger. Quindi altro match spettacolare. Poi nel frattempo che entrano i ragazzi, ricordiamo anche i due risultati che ci siamo scordati di dire, con Axel che è riuscito a sconfiggere FMO e probabilmente si è levato dalle scatole e forse anche da altre parti la famiglia Oddi, e un risultato soprattutto importante per una certa persona, ovvero Morris Knight, che è riuscito a battere John Pranzo, quindi prevedo bonus economici e forse assolutamente titolati, Però Davide, vabbè, ti stai dimenticando del match tra i due mostri, cioè Dante Genesis. È vero, sì, il match fra i due mostri, che è stato, ragazzi, una mattanza, potremmo dire. Sì, vabbè, dai. Con Genesis, ragazzi, che è riuscito a distruggere Death, mamma mia, con una potenza fuori dal comune, poi cioè veramente una cosa mostruosa. E intanto questa sera, come main event, ragazzi, avremo un annuncio importantissimo della dirigenza, quindi vedremo cosa non c'è. Beh, forse annunceranno, non so, magari il primo sfidante di Storm. Comunque, probabilmente, dai. Clash of Champions non è che manca tantissimo, Cioè, ti dei conti, cos'è? È il 16 settembre, quindi tra poco più di due settimane, insomma. Sì, sto dicendo io quasi due settimane, quindi. Sì, sono tre puntate di Genesis prima di Clash, queste altre due, quindi, insomma, alla fine siamo vicini. Sì, penso probabilmente non saranno, sì, forse il match fra il match, poi il loro main event alla fine dei conti, che il portabandiera dello show viola, secondo me. Sì, sì, perché poi, forse magari alcuni altri match. No, poi sarà anche il main event della
dell'intera serata, il elemento di Genesis. Quindi, oh ragazzi, poi ricordiamo che c'è una persona che ha perso il lavoro a Civilization, che potrebbe venire acquistato in corner The Genesis. Attenzione, eh. Oh, magari arriva Shane e gli danno un match, anche se ne dubito, però un match per il titolo contro Storm. Certo, come spettacolo ci sarebbe, però non penso che, insomma, alla fine Christopher cioè Boy Orton non credo. Però la stessa ragazzi, pasta. Con questo annuncio potrebbe esserci in effetti un acquisto di un probabile Shane Ross, che adesso è praticamente fuori da Civilization, non avendo comunque il suo posto, quindi sai, facendo 2 più 2 magari in effetti proprio legata a lui, l'annuncio, che ne sappiamo. È vero, è vero. Comunque tanta carne al fuoco, cioè sì? Post SummerSlam, sì, sì. Già Civilization abbiamo visto tante belle cose, anche se non abbiamo ancora capito neanche a Civilization chi sarà il primo sfidante di Dustin Barclay. Certo, uno può pensare Cougar, può pensare, però non è detto, cioè, che se no si sarebbe fatto anche vedere. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, la vittoria che ha fatto Cougar in quella Royal Rumble è, oltre, vabbè, ci hanno perso la vittoria, ma la stipulazione è abbastanza strana, perché non c'è stato spiegato se il vincitore può scegliere il campione o deve affrontare il campione del proprio roster, cioè. Ma secondo me è una cosa di business, tipo, se lo vince uno che ti può dar certezze, te lo tieni, se no lo mandi all'altro show. Cioè, io ho come questa impressione che sia una cosa così, alla fine. Cioè, sì, se lo vinceva uno come... l'ha vinto Cougar, no? Cougar è uno comunque che ti dà certezze in un main event, anche se magari non è così spettacolare, però io me lo terrei se fosse Civilization, no? Però non si sa mai, Perché comunque perdere un nome grosso come Cougar andrebbe come svantaggio per quelli di Civilization, che perderesti un caposaldo... Lo so. Anche perché, anche perché Barclay e Cougar si conoscono, quindi il match potrebbe venire anche bello, ecco. Infatti. Boh, vedremo, dai, cosa ci vorrà annunciare stasera sta dirigenza, perché sono, posso dirti, sono in attesa. Anche io. Sono veramente in attesa. Tanto, Davide, ci stiamo un po' dimenticando dei nomi della Battle Royale, perché, dai, il titolo Television è un titolo importante, come tutti i titoli, però è il minore rispetto agli altri, quindi magari... Sì. Stiamo un po' chiacchierando, però, così, però è sempre un titolo, quindi è sempre poi stavamo anche spiegando le varie situazioni, quindi non è che stavamo chiacchierando proprio no, però magari ragazzi sono cosa sono 8 entrate in tutto, se non erro, se non mi ricordo male. Sì, è una vita intera, dai. Quindi almeno mi rendiamo le entrate un pelino più sopportabili. Brian Rale, abbiamo visto Ismael, abbiamo visto Romeo. Vabbè, Soldier Rod, Romeo, i due degli Originals, sì. Poi anche lui, il glorioso Martirio, eccolo qua ragazzi, eccolo qui. Mamma mia. E poi mi aspetto magari uno Sean Philly, dai, mi aspetto dopo. Comunque una Battle Royale che noi diciamo è il titolo minore, perché intanto c'ha nomi come Soldier Rod, i campioni di coppia, c'ha Brian Radley, uno dei campioni di pesi leggeri più, diciamo, vigenti di sempre, a Ismael, uno dei campioni secondo me television da quando aveva vinto il titolo, anche lì più convincenti di sempre. Sì. No, ma attenzione, non è che ho detto che io ho detto, magari uno può pensare dall'esterno, questi due parlano a vanvera, così stanno dicendo un po' di cose perché il titolo television non è importante. No, è importante come tutti i titoli. Sì. Quindi attenzione, però certo che se lo si paragona al titolo internazionale o al titolo global, no, non c'è storia su quello. Però io ti dico sempre, se intanto vinci un titolo e poi pensi agli altri titoli. Fa curriculum, come cioè, per iniziare, penso, certo, uno può dire Sean Philly. Infatti, diciamo che Sean Philly, però Sean Philly non ha mai vinto il titolo Television, no? Quindi nel suo palmarès potrebbe mettere anche quel titolo. Cioè, è vero. Poi magari potrebbe anche renderlo vagante, cioè dire vabbè, l'ho vinto, ora me ne frega niente, lo tolgo. Sì, ma infatti, quello è vero. Però comunque, dai, ci sono da ora, forse il nome meno blasonato è appunto Romeo, che è quello che... Meno ora... blasonato non lo so, Cioè, lui ha vinto il titolo europeo, vero, per 3 settimane, però l'ha vinto. Peraltro l'ha vinto in questo periodo, l'anno scorso.
È vero. Oh, magari fa la sorpresa e riesce a vincere questa Battle Royale. Magari. Però dai, io lo so. Ti piacerebbe vedere una Soldier o un Rod vincente, dai. Perché così sarebbe interessante dal punto di vista diciamo puramente storyline, ecco, in questo caso. Sì, storyline, sì. Proprio che si sta eseguendo appunto fra il duo formato da Thunder e Reiner contro i due degli Originals, perché diciamo creeresti già delle frizioni belle importanti, cioè non solo un conflitto per i titoli di coppia, ma pure un conflitto per un titolo singolo, quindi certo, ancora meglio, più intensa la questione sicuramente. Porteresti sì. Insomma, se dovessi vincere due match in una sola serata in un pay-per-view, insomma, mica male, sì, non sarebbe, in effetti non sarebbe affatto male. Vediamo chi è il prossimo che entra. Forse è Sean Philly. È Sean Philly, se non sbaglio. Sì, eccolo lì. Beh, io direi che come prossimi potrebbero esserci uno Steven. Sì. Poi è l'ultimo, se non sbaglio, No. Pare di sì, Sì, sì. Ho perso i numeri. Sì, sì, dovrebbero essere 7 adesso con Sean Philly, quindi 8 in tutto. Io direi uno Steven, poi chi manca? Un Esteban, non penso, sinceramente. Un Franco. Non l'avevo. Anche lui. Franco che è sparito anche un po' dai radar. Quindi. Non lo so, ragazzi. John Branzo che fa il passo indietro. Vabbè, si sa mai. Alexander! Sì, ma anche un Alexander, è vero, un Alexander che potrebbe dire vabbè, mi è andata un po' male in questi periodi, mi butto sul titolo televisivo. Ma certo, non c'ho niente da perdere, sì. Infatti, alla fine dei conti. Anzi. Vediamo chi è l'ultimo. Oh, rullo di tamburi. Manco fosse l'entrata numero 3 della Royal Rumble. Veramente, Vabbè. Ragazzi. Dai. Ci mette un po'. Dai. Che, attenzione, ragazzi. Alexander. Alexander. Sta dicendo che era venuto il cagotto, invece no. Invece è Alexander. Lì. Mamma mia. Il Lord Oscuro. Mamma sì, mia, il Lord vampiresco, questo. Abita sottoterra, non so, metropolitana. Insomma, vita da underground per lui, insomma. Vabbè. Sì, che non l'ha portato molto ultimamente, molto successo, però. Vabbè, dai. No, infatti. Torna in superficie, Lord, dai. Altro che. Vabbè. Torna a vivere. Torna a respirare il putridume dello smog. Veramente. Ma poi pensare che Alexander era veramente un campione contro Fiocchi. Mi ricordo il titolo TWF lo rese veramente importantissimo all'epoca. E vabbè. E poi invece è scivolato in una marasma di. Sì, paradossalmente con Civilization, con la nascita di Civilization del roster unico, si è un po' perso, dai. Sì. Si parte, sì, ragazzi. Oh, intanto si parte, mamma mia, il delirio. Sì. Delirio. Subito Runley su ruota, attenzione. Infatti vuole eliminare uno dei campioni di coppia. Vediamo. Noi ridiamo e scherziamo, ma qua ci sono una, due. Facciamo tre coppie. Sì, in effetti. Perché la terza fra Martin Johnson e Sean Philly, che potremmo chiamarla coppia. Diciamo. Attenzione, rischio Rod. Alexander, no. Rod si sta picchiando con Brian Radley. Sì, diciamo che Martin Johnson è molto curioso questa lotta con Romeo, mi piace. Sì, molto curioso, se ne stanno dando. Ha un braccio teso galattico intanto da parte di Romeo, che se ne mamma mia, pure Rod. E poi prende. No, bravo Romeo, no, qui invece no. Suplex, incredibile. Beh, Romeo è iniziato bene, però io ripeto, non è, secondo me, non sarà lui il vincitore, secondo me. Romeo pretende troppo di strafare. Intanto guarda Soldier che tira una saccagnata di cazzettoni al povero Ismael. Sì. Mamma mia. Come hai detto te. Sì, sono ancora tutti del ring. Okay. Sì, come hai detto te, Ismael, ex campione Television, grande campione Television, ricordo veramente bene il suo regno. Attenzione a Soldier qui su Romeo. Soldier No. Forse uno dei campioni Television più vincenti. Potremmo dire. Sì, dai. Primo campione global anche. Mamma mia. Sì.
L'ultimo campione WLF, ve lo ricordiamo anche. Eh sì, è vero, è vero. Mamma mia. No, cosa vuole fare qui Smal? Niente, vuole fare niente. Martin ancora su Romeo. Evidentemente fra i due non scorre buon sangue neanche fuori dall'esterno, mi sa. Vediamo. Eh no. Ancora. Attenzione, qui Rod, che calcione. Comunque un casino incredibile, anche da commentare, è difficile seguire tutte le mosse dei lottatori. Sì, Alexander tutte le azioni. Forse Sean Fili. No, colpo alla gola, e Choppo. Wow. Mamma mia. Ben portata qui. Andiamo, da Marco vuole eliminare Sean. Romeo. Attenzione, no, perché Romeo è una brutta posizione, potrebbe ma Marte non ne approfitta, si conga, però sì. Perde tempo qui, perde assolutamente tempo, lo fa correre, fa correre Brian Radley. Attenzione, Sciappini, Sciappini Nicole, tra l'altro si salva. Però guarda, c'è Alexander subito come una lince, come una faina svedese. Lo cerca di, non so perché è svedese, però vabbè, cerca di buttarlo giù. Svedese, vabbè, non lo so, è venuto così, non faccia domande. Oh, Alexander! Mamma mia, una powerbomb cattivina. Diciamo che per i pesi leggeri come Martino questi non sono i propri match ideali, no? Però no, vero. Specialmente quando ci sono tante superstar nel ring. Attenzione, Romeo, braccio adesso! Prendeva fuori! Prendeva fuori! Incredibile! Mamma mia, che brutta mazzata per la Young Corporation. Specialmente per Brian, specialmente per Brian, perché mi aspettavo qualcosa in più, sinceramente. Tanto che Alexander prova a eliminare Rod. Mamma mia, invertiti smaccato qui intanto. Sì, però hanno paura, hanno quasi paura a eliminare, vedi? Cioè, stanno mettendo veramente tanto tempo. In effetti hanno paura comunque, vedi che tengono separati due degli Originals, perché hanno capito che questi stanno facendo squadra, in effetti. Infatti guarda lì, andiamo, però Alexander se la prende con Ismael. Non lo so se è una buona idea, onestamente. Rod su Sean Fili. Rod su Sean Fili, braccio adesso, e anche Sean va fuori. Fuori Fili, mamma mia. E anche Sean va fuori. Sean e insomma quelli della famiglia di Sean Fili sono fuori, Sean e Brian. Ma manca ancora Martin, ci sta ancora Martin nel ring. Vabbè, Martin è della, non è la famiglia, però è più che altro è vabbè, sì, allievo. Super kick! No! Diciamo che è stato sfortunato Alexander a trovarsi il momento sbagliato al posto sbagliato, dai. Sì, infatti. Comunque i due degli Originals stanno facendo come un'ella, infatti guardali, sono ancora nel ring. E diciamo vediamo che poi se riescono. Non ci credo! Si carica Soldier! Ma lo porta fuori! Romeo, incredibile. Non ci credo. Attenzione, mamma mia. Attenzione. I tre più piccoletti sono rimasti. Beh, i tre più piccoletti. Beh, Rod, dai. Oh mio Dio! Rod è più alto, quindi potrebbe favorirlo. Sì, andiamo Rod. Attenzione! Fisherman Suplex. Basta secondo me addirittura, No, vabbè, era una quasi perfect plex, dai. Sì, beh, quello sì. Vuole saltare qui. Drop kick. No. Niente. Invece no qui. Sbaglia. Ma vuole saltare. Se non sbaglia. Vuole se saltare. Sbaglia. Vediamo. Vuole salto. E lo prende al volo Rod. Rod ha preso letteralmente al volo. Mamma mia. Body slam. Sec e cattivo. Che prende ancora Ismael. Invece no. Ismael bravissimo a sgusciare. Attenzione a Martin. Attenzione a Martin. Attenzione, butta fuori. No. Che rischio. No. Mamma mia. Non ci ho capito più niente in questa azione. Che rischio per Martino, Sì, veramente. Martino che si è avvinghiato le corde come non so, una piovra, qualcosa di simile. È vero. Ma guarda Rod, Sormione se ne sta lì. Menatevi, io aspetto. Magari vi eliminate a vicenda. Infatti. Vediamo. Gloria Slitti intanto da parte di Jansen che prende Ismael e lo dipinge. Insomma, Rod se la gode. E poi forse siamo pronti per l'eliminazione di Ismael? No! No! Attenzione! Un calcione e un No, attenzione! Che rischio è per Rod qua, Mamma mia, tanto Martin si appallottola, vabbè. Si appallottola. Si appallottola. E vabbè,
Dudley Smart va a prendere. Attenzione. Lo stampa contro il cuscinetto. E lo elimina. Attenzione. E lo elimina. E va fuori. No. Attenzione, ma che spalla fuori? Non ci credo. Ma cos'è questo? Ma che cavolo ha fatto? Cioè, Smart si elimina da solo. No. E Rod vince. Mi scusi, ma cosa è successo? No, ma aspettate, ragazzi, ma non si elimina dalla terza corda. No, qua c'è qualcosa che non va, qua, ragazzi, va. Questa equipe si è fumato una canna prima di suonare la campana, oh! No, ma qua c'è la dirigenza dietro, Cioè, innanzitutto hanno messo Rod e Soldier, e poi il finale così, dai. Aspetta, qua vedere il momento incriminato. Guarda! Allora. E seconda Martin... corda? E lui va fuori. Oh, ma non è eliminazione, ma che cazzo? Ma né l'uno né dell'altro. Cioè, il match doveva continuare. Perché? Perché è stata forse interpretata come eliminazione, non so. Cioè, era la terza corda, avevano detto, c'è scritto, già che c'è un altro foglio. Quale foglio? No, quello della dirigenza forse è diverso. Sta di fatto che Rod, attenzione, Rod, ragazzi, va, andrà contro Thunder. Cioè, guarda che casualità. Andrà contro Michael Thunder. Sì, in quella di Clash of Champions. Mamma mia. Ciao. Che dire? Il risultato veramente a sorpresa, soprattutto per come è avvenuto, direi. Cioè, non tanto per i nomi, direi proprio la modalità in cui è avvenuto che fa. Boh, vabbè, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo e cerchiamo di schiarirci le idee e poi torniamo, insomma. Sì. Eccoci pronti per la seconda parte dell'odierna puntata di Genesis, una puntata che si è appena chiusa, Davide, con qualcosa di clamoroso, direi. Mamma mia, sì, veramente. Una vittoria molto contestabile, secondo me, da parte di Rod in questa Battle Royale, dove Ismael e... tanto... Attenzione, grazie mille davvero, signor Oddi. Che... Oddi che pare il padrino, però beh. Ma Morris Knight che esce ringraziando felicemente Oddi, che è il boss. Che succede? Vabbè, non ne ho la più pallida idea. Un altro dei misteri di Genesis che si accumulano proprio come se fossero macerie. Forse gli avrà regalato una title shot, probabilmente. O la serata libera. Beh, se era libera non penso, se no l'avrebbero detto. Qua c'è gatta cicova, Qua c'è un mister, c'è qualcosa sotto. Sì, forse hanno dato shot. Magari. Sì. Magari per il titolo, che ne sai? Global. Potrebbe. È vero, potrebbe aver dato una dato shot. Anche perché Morris Knight ha, diciamo, fatto fuori uno degli altri nemici della famiglia Oddi, Quindi. Appunto. Dai, è chiaro, dai, uno più uno fa due, quindi non è che. Forse magari per il titolo global no, ma secondo me per il titolo magari di The Slacon, il titolo internazionale. È probabile, è abbastanza probabile. Un altro che secondo me però magari al titolo global, al titolo internazionale vorrà arrivare è proprio quest'uomo, ovvero Anthrax Refor, no? Sì, Anthrax Refor, sì, che è tornato quello di una volta più o meno, dai. Sì, un po' più vecchiato e barbuto, però beh. Vabbè. Sì, insomma, Anthrax Refor è pronto oggi ad affrontare Dodger, ex campione pesi leggeri. Vero. Un match fra due pesi leggeri, secondo me. Soprattutto Dodger, che è un po' sparito dalle... Parliamoci chiaro, dalle scene, che non lo vediamo da una vita, se può dire. Sì, dai. Davvero. Diciamo proprio così, Davide, perché... Però, se dovesse battere Refor, insomma, cavolo, sarebbe un ottimo risultato, sì. eh.
Sì, comunque ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma Dodger, Rayford, Slacon, anche Alexander, anche se un po' sottotono, lo stesso David Johnson, sono attualmente i nomi che se un lottatore di giovani esperienze, citando due fra l'occhio del ciclone come possono essere Michael Thunder e Reiner, li dovessero battere, banco di prova bello importante. Ma io dico comunque che Genesis ha tanti lottatori importanti, vero, forse si vede c'ho qualche leggenda in più, ma non è che, cioè, se noi mettiamo Barkley non è una leggenda, Fer non è una leggenda, Turner non è una leggenda, diciamo, sì. Rimitolo, cioè, se vogliamo non c'era, forse sono Rob, forse i cosiddetti nomi blasonati, blasonati, diciamo. Però se cioè Bernie, ok, va bene, Cecco, però Cecco non lotta, Stefendro, ok, però se vogliamo dire Bordieri mezza leggenda, ecco, se vogliamo, però non è che ce ne sia Cougar, ecco, Dante, però Roxton, anche se pure Roxton un po' come, cioè, capito, quindi non è che Civilization abbia, forse Civilization qualche puntata in più e quindi è un po' più di storia, capito, più che altro. Sì, beh, quello sicuro. Comunque ragazzi, sono nomi anche qui a Genesis e contanto magari qualche nome grosso, probabilmente speriamo che arrivi anche col draft, sarebbe bellissimo. Beh, dai, sì. È il problema, basta che non ti togli qualcuno di importante a Genesis, no? Torni come, Genesis, il passato. Genesis deve essere furbo. Furbo, più che altro fa la culata da sotto. Ah, ok. Più che altro. Però vabbè, si può iniziare subito con un German Suplex. Però forse questo è il momento migliore di Genesis, perché innanzitutto c'è Slagon, campione internazionale, c'è Rayford che è tornato, David Johnson che sì, è vero, ha perso, però è sempre David Johnson. Poi ragazzi, Genesis, siamo ragazzi alla puntata 67, quindi sì, vero, si è già un po' navigato come show, non è che dici vabbè è la decima puntata, la ventesima, vabbè sti cazzo, è già un bello show, direi navigato, e a proposito di numeri di episodi, Davide, tra poco a Civilization siamo all'episodio 200, quindi nel post Clash of Champions, quindi mamma mia, è vero, è vero. Abbiamo tanto qui una ammazzata incredibile da parte di Dodger che fa cadere il povero Rayford. Vediamo se si scontrano. Calcione. Tra Dodger se lo carica. Lo inzaina, sì. E lo flapjack. Oh, manovra tipica di Dodger questa. Veramente tipica. Tra l'altro, che parola brutto detto. Flapjack. Vabbè. Vabbè. Non lo so dire, dai. Lasciamo stare. Oh, attenzione. Wimbledon. Bulldog. Wow. No, vabbè. Rayford, ragazzi, fenomeno, poco da dire, Proprio un fenomeno, dai. Ecco qua, però il fenomeno fa una brutta figura grazie anche all'esperienza di Dodger. Ancora però sbaglia qui Dodger, che tra l'altro ricordiamo combatteva in giornata, che sia vecchio, è stato qui una bella Oscar tech cattiva, combatteva in giovane età direttamente qui in Italia, ragazzi, qui da noi. Mamma mia, grande. Grande. L'abbiamo anche incontrato quando non eravamo ancora nessuno. Però va bene così. Ma lui prima era di Burcheri. Peraltro, tu pensa, è arrivato in TWF all'epoca, cioè 7 anni fa, e riuscì a vincere subito il Royal Rumble match. È vero, andò a WrestleMania, però dove fallì contro Victor Orton, e vinse, se non sbaglio, il giorno dopo. Cioè, tu pensa. Vabbè, dai, però ragazzi, cioè, meno male. Royal Light Suplex è stato qui. No, che è giusto da ricordarci un lottatore comunque che ha combattuto anche nella nostra federazione, italiana si intende. Nelle federazioni quando ancora non era famoso in modo così prepotente, ecco. Sì, sì, è vero. Attenzione qui, intanto ha lottato Davide in Best Extreme Italian Federation. Federazione italiana, quindi insomma, attenzione qui, tanto SOS! Wow, Dodger! L'ex fu Dio Burchieri, ricordiamolo. The Savior, attenzione! È pronto a salvare Rayford! Che switch! Non ci credo! Che va a segno! No, non ci credo, va a vincere Dodger! Peggio di uno! Uno! Due! E tre! No! Mamma mia, ti ha rischiato Rayford,
rischiato veramente tanto. Ma Dodger sta lottando benissimo. Attenzione! No, su di star press. Dodger, vuole! Sì, lo prende! Lo prende! Mamma mia! Non ci credo! Ma Refor non c'è più! Si rialza! Invece oh, che ha fatto Refor qui! Yes, kicks! Non ci credo! Yes! 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 Mamma mia! Yes! Mamma mia, lo colpisce! Yes! Con yes! Non finisce mai! Galattica! Oh. Che cosa ha fatto Refor, Che cattiveria! Mamma mia, ragazzi! Uno! Incredibile! Okay. Dodger dice no, fratello! Tu non no, passi. Fratello, qui non passi. Qui non passare, qui. Divieto. Attenzione, Dragon Shot. No. Dragon Shot, anzi, neck break. E comunque, e pensare che Dodger non è al 100%. Cioè, pensa se lo fosse stato. Meno male. Meno male. Vediamo qui. Kick switch. Di nuovo. No. Refor ci galvanizza. Spagaccio. Uno! Però l'arbitro pure. Sì, l'arbitro stava a farsi i capelli, stava a farsi. No, il parrucchiere, scusate. Cioè, non lo so io. Pugnazzo di Refor che spinge, anzi, Dodge lo spinge fuori. Oh, ma Refor in corner. Dove fare Refor? Salta! Porca miseria! Che match, ragazzi! Tra pesi leggeri possiamo dire, dai. Sì. Uno solo, Dodger dice si passa. Ma un Refor per rimettersi in carreggiata potrebbe addirittura cercare di puntare al titolo di Aristide, magari come diciamo tappa iniziale della sua nuova carriera. Beh, secondo me se lui magari non riesce ad arrivare al titolo internazionale, sì, dai. Sì, ma magari se uno dice anche lui vuole tanto ancora Dodger andare con il freno a mano un po' per testare le sue caratteristiche. È vero, c'è la divisione pesi leggere che secondo me farebbe a suo caso veramente. Andiamo qui, mamma mia, chimera suplex, ragazzi, mamma mia. Stavo dicendo, ragazzi, comunque un Refor nella divisione pesi leggeri, anche se per poco tempo rivolterebbe, nel senso che starebbe veramente a massimi livelli, sì. Ecco, con Refor veramente. Andiamo che prova un pugno, un pugnazzo qui da parte di Dodger. No, poi un pugnazzo. Tu pensa, Aristide, se dovesse riuscire a battere Refor, cavolo, potrebbe essere un risultato importante. Oddio, però la stessa cosa potrebbe rivelarsi per uno come Dodger, però è vero, potrebbe è vero. Rilanciarsi di nuovo. Vediamo cosa si inventa qui. Aspetta che si rialza per colpirlo con... No, aspetta. È un po' stanco. Aspetta, oh. Pugnazzo. In effetti. Beh, ma d'altronde Refor è abbastanza stanco. Attenzione, Refor, che fai? Refor no! Oh my god, veramente. Mamma ragazzi, Refor. Lo butta al centro del ring. Il volo della finisce. Mi sa che è pronto. Mamma mia. Mi sa che è pronto. Yes, kicks! Yes! La vedo chiacco con gli yes! L'ho fatto già prima, dai. Vabbè, dai. Ne posso fare 40 match, vabbè, è vero. Tanto, cacione dietro! Mamma mia! Snap Dragon Suplex. Sì, con la caduta direttamente sul collo, mamma mia. Che match, ragazzi. Questo, ragazzi, è un tipico match che si vede in passato tra gente così. Ecco perché ha dato blef. Quindi. E tra l'altro, ragazzi, con questa divisione a pesi leggeri. Attenzione, scusami, Davide. Kill switch! Non ci credo! Ha chiuso l'interruttore. Ha spento l'interruttore. Ha chiuso la luce. C'è l'interamento. L'arbitro! Uno, due, tre! Si è accesa la porta, però. Si è accesa la porta, si è proprio accesa, però, capito? Esplosa. Ha preso fuoco! Butterfly! No, forse le sue ali dell'angelo. Niente da fare. Probabilmente sì. Mamma mia. Dodger si rianima con questo saltone dritto, secco e cattivo. E lo lancia contro il palo e lo... Cosa che fa? No! E un pugnazzo volante! E drop kick!
il suo comeback caratteristico evidentemente, ecco, poi, mamma mia, il foot stomp, okay, altissimo, sì, mamma mia, veramente altissimo. Prenderei forse questo, ci va, che succede? Ma perché? Perde tempo, forse voleva tentare la kill switch, però ha perso tempo qua. Sì, ha perso veramente, veramente un sacco di tempo qui Dodger, sì, infatti. Anche Rayford però. Anche Rayford però. Dodger, mi patriti, no! No, le super, sto, ci credo! Uno, due, no! Mamma mia, che match! Cioè, se questo fosse stato un match da pay per view, non avrebbe, cioè, avrebbe ben figurato. Eccolo, prende. Sì, è finita. Forse è finita, no! Un calcione secco e cattivo. Un calcione secco e cattivo nella schiena. Lo prende, butterfly. Oh, face buster addirittura, sì. Mamma mia. Angel Wings, come le chiama lui. Le ali dell'angelo. Mamma mia, con secco e cattivo. Lo prende, copre il suplex a cavattino. Cioè, peraltro, ti ricordi questa mossa? Gli ha permesso di battere Roxton nel triple threat a WrestleMania 39. È vero. Scusa, Noro, chi è Roxton? Sì, Roxton. Sì, era Roxton, sì. Perché poi erano rimasti Rayford e lo stesso Adams, dove Adams poi riuscì miracolosamente, alla sorpresa di tutti, diventare il primo campione, potremmo definirlo All-Star. È vero, è vero. Qui Dragon Shot! Dragon Shot l'ha preso! È finita, ragazzi. Finita. Sì. Uno, due, e non ci credo! No, mamma mia. Cioè, Dodger, mamma mia. Posso? La miglior performance di Dodger degli ultimi 3-4 mesi? Sì. Anche come resistenza. Non sapevamo manco dove era finito. Sì, Dodger. Vabbè, dell'ultimo anno, forse. ecco, bravo. Mamma mia. Diamo un colpo sul braccio qui intanto, mamma mia. Oh, comunque Aristide, io ripeto, Aristide secondo me deve stare molto attento da questo match, Perché è vero che uno dice, vabbè, Rayford magari e Dodger possono puntare più in alto, però sai, secondo me il perdente di questo match invece potrebbe essere legato alla categoria pesi leggeri, non il vincente, te lo dico io. Vedremo, dai, perché comunque, secondo me non sarebbe un passaggio all'indietro per nessuno dei due, uno, due, e no. Però no, sai, no, forse no. Probabilmente vincerà Rayford, ma per questo lo dico, capito? Quindi non è che sì. Non penso che Rayford, secondo me, un Rayford in un giro titolato per il titolo pesi leggeri, secondo me non sarebbe male. No, vabbè, sarebbe eccellente. Porterebbe spessore mediatico, soprattutto perché yes kicks intanto ancora. Perché comunque parliamoci chiaro, da quando Aristide è diventato campione la divisione pesi leggeri un po' scemata, possiamo dire la verità, in ma più che altro hanno perso tanti, hanno anche, cioè, per esempio gli Small, Brian Rally, insomma non è che si sono fatti più vedere tanto, quindi è vero. Non lo so, attenzione qui tanto SOS, non ci credo, però ci c'era credo, un break, non lo può tenere, infatti Dodger si inalbera, vuole spostare il buon vecchio ma di schiena galattico, colpito il colpo della strega, ecco. non mi veniva il termine, veramente ragazzi, l'aspetta il Vark, non ci credo, kill switch, tentativo di kill switch è andato a vuoto, però Rayford lo prende, uppercut cattivissimo, pugnazzo, lo gira, non è riuscito con il Tiger Suplex, attenzione, e poi sì, però va in German Suplex, stratosferico Dodger. Mamma mia, il germano suplex qui intanto. E qua ragazzi, Dodger vince la Rayford, però io non lo so, onestamente. In effetti, Tiger suplex ancora! Non ci credo, mamma mia. Che match ragazzi, Tecnica sopraffina, prova qui, Rayford bravissimo con questa close line, sai che cattiva. Dai, no, c'è ancora Dodger con un uppercut. Ora tentativo di kill switch, no! Dragon Shot! E questa è l'ultima definitiva, credo. Dai! Non ci credo! Uno, due e tre! Vittoria per Entox Rayford, faticosissima, ma ce l'ha fatta! Mamma mia, Entox Rayford che torna a Genesis in un modo veramente brutale dopo SummerSlam, vincendo contro questo Dodger che potremmo dire è stato
forse il miglior dodger in effetti da qui a un anno. Sì, dai, diciamo più o meno 7 mesi, dai, 8 mesi, diciamo, però. Però dai, siamo penso, a lei, sì, cioè, dai. Che... Mamma mia. È un Lefort che comunque. Oh! Adesso avrà la strada spianata, È vero. Vediamo cosa farà il ragazzo, perché. Dai. Oh. Io penso alla dirigenza, se lui vuole un match per il tiro pesi leggeri, allora gliela dà la chance titolata. No, secondo me uno come Rayford porterebbe più spessore alla divisione pesi leggeri. Poi sì. Che qualunque cosa vada, che vinca o perda, comunque per quel mese, quelle poche settimane, comunque dici, oh, c'è Rayford che vuole il titolo di Aristide, oh, cioè. Uno come Rayford, ragazzi. Cioè, un ex campione star, WWF, insomma. WWF, sì. No, ragazzi, io stiamo parlando di Rayford, non è che stiamo parlando di un qua qua qualsiasi, È vero, dire. È vero. Devo dire che Rayford, David Jones, insomma, sono i top player proprio, se vogliamo. Beh, David Jones forse al momento proprio no, però comunque restano, no, i beniamini massimi. Sì, i beniamini massimi, è vero. Dai, sì. È vero. Mamma mia. Tanto vediamo qui Rayford che esulta col pubblico tutto dalla sua parte. Io dico che uno dei due campioni, secondo me, deve stare attento, Beh, non lo so. Forse hai ragione, perché comunque il team internazionale, magari Maurice Knight ci può andare. O comunque magari sì. Un rematch con David Johnson, si sa mai, Quindi. Sì, insomma, la gente per il team internazionale ci sarebbe. Sì. Per i pesaggeri invece un po' così, quindi non si sa ancora. Vediamo un po'. Non si sa, vediamo come si svolgeranno le cose le prossime settimane. Mamma mia. Attenzione! Ecco. Che perdente. Aristide il Pinto con Matt Curtis, capire che si gira Aristide, Sì. Infatti Matt Curtis è chi? Rayford. Vabbè, ma Rayford ha vinto, quindi non può essere perdente, dai. Cioè. Vabbè, Matt Curtis è sveglio come una. Ma si è ritardato cosa? Dodger, sto a parlare di Dodger. Attenzione. Ah. Beh, capito, però Aristide, cioè. Porta un po' di rispetto, cioè. Infatti anche Matt Curtis dice. Beh, c'ha rispetto, dai, per Dodger, dai. Vabbè, ma. Oh ragazzi, comunque Dodger. Non dico che è una semileggenda, però. Oh! Ma perché sta da quello che gli farò quando mi verrà contro, perché lo costringerò al ritiro. Oh mio Dio! Mamma mia. Aristide il Pinto vuole premere sull'acceleratore e scrivere la storia, perché ragazzi, se Dodger, insomma, ha sentito queste parole, deve stare attento. Cioè, è vero. Nel senso che Aristide potrebbe anche infortunarlo a vita, Attenzione. Sì. Questo potrebbe anche infortunarlo senza effettuare il match, appunto. Aristide, che sai che uno che non è che si fa tanti problemi ad attaccare alle spalle, Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Eccoci di nuovo con voi per la terza e ultima parte dell'odierna puntata di Genesis post SummerSlam. Sì, un Genesis veramente fantastico, fantasmagorico, che si è aperto stasera con il pubblico che ha preso a male parole, seguita anche poi da un arrivo di Karen Cardiff, la povera nostra nuova campionessa delle Divas Page. Poi ragazzi, abbiamo visto un Rod che ha vinto in maniera piuttosto... è incontestabile, va detto di sì. Sì, contestabile. Ragazzi, abbiamo appena avuto un match invece fra Rayford e Dodger in modo incredibile, direi. Cioè, in 57 minuti Knight, Ma vai. Sì. E poi un Marvin Knight che se n'è probabilmente andato via dall'arena dopo aver parlato con un Odi, sembrava abbastanza contento, direi. E poi ragazzi, una ciliegina sulla torta che abbiamo avuto all'inizio dello show. Ovvero che Kimberly ha espressamente, direi, buttato la sfida ai Tommy in modo abbastanza cattivo. No, la dirigenza ha proprio accettato questa proposta, richiesta di Kimberly. Sì, infatti,
quindi... infatti ho detto ha buttato in modo cattivo la richiesta del match titolato contro il Ok, ok. Quindi, oh. E quindi avremo, ragazzi, penso probabilmente a questo punto, anzi, penso. A no, questo no, togli punto, il Champion. Il match appunto fra le due, ovvero la giapponese Tomi Sakamoto e Kimberly Jensen, potrebbe veramente essere un match veramente... Poi penso inedito, se non è inedito quasi, perché non l'ho vista più di una due volte mai. Sì, penso di sì. Forse nella Gauntlet stasera... sono affrontate, forse. Sì, vabbè. Vabbè, quella è il Gauntlet, dai. Ci sta. Sì, infatti. Là, intanto i Tony e Ashley West che faranno coppia appunto per affrontare chi? Le Rated Sister, le diciamo le ritornate Rated Sister, perché sì, dai. Non le vedevamo dagli schemi, soprattutto Ellen Dorsey che c'ha la valigetta, ricordiamo che qua la gente si scorda. Hai sentito le parole di Kimberly? Guarda, ti dovresti incassare prima o poi, perché sennò magari perdi. Fai figure di M. Fai figure di M. Kimberly molto... molto, io, diciamo, io te lo dico, io sono invidiosa, secondo me è talmente invidiosa che questa è capace di farla perdere, te lo dico io, questa è altro che sorelle. Ma io potrei stare addirittura tranquillo che potrebbe succedere una roba del genere. Sì, mamma mia, tanto Andersi purtroppo è troppo amichevole. Sì, troppo buona, troppo buona, amichevole, troppo buona. E quindi devi stare attento, soprattutto perché alla fine pure lei è un bersaglio, Anzi, lei è uno dei bersagli principali, perché la valigetta, ricordiamo. Mamma mia. Tra l'altro, ragazzi, vorrei spezzare una lancia a favore di Tommy, che a SummerSlam ha dato vita a un match con Alice Walker. La nostra opener singola è stata, ecco, per essere più onesti. E poi un match, secondo me, che Kimberly non potrà ripetere, anche per l'età e tutto, per lo stile di lotta. La verità. Ma diciamo la verità ai fans, è vero che nessuno ci avrebbe scommesso una mazza che quel match fosse stato così bello, quello fra i Tommy e Alice Walker. Sì, perché molti dicevano vabbè, ma è stato, sai, annunciato un po' frettolosamente. Lo sai che la gente è rimasta al pre-show, cioè quando c'era ancora il pre-show fino a due mesi fa, no? Quello sicuramente sarebbe stato messo nel pre-show, quel match. No. Oh, tanto qui Tommy subito con una mossa di sottomissione al braccio di Ellen. E quindi mia. Davide, quindi secondo me la gente è ancora rimasta, ma tanto sarebbe stato da pre-show, e quindi a prescindere noi pensiamo, riteniamo avrebbe fatto schifo. Parliamoci chiaro. Invece perché nessuno, molti fan dicono così. Invece nessuno avrebbe scommesso che sarebbe stato così bello. E allora le hanno smentito tutta questa gente, insomma. Direi finalmente di sì. Sì, un titolo Phantom Maiden che, passando di mano da Sonia a Karen Cardi, fra i Tommy, sta acquistando veramente un'importanza incredibile, dato che un face crusher, modo Vabbè, lo sappiamo bene che alla fine è un titolo secondario, quindi già le Divas non è che hanno tutto lo show dalla loro parte, è normale, quindi... Però devo dire anche la piccola faida che ha avuto i Tommy con Alice, ci ha mostrato un grande carattere della giapponese, quindi... Beh, sicuramente è un titolo che aiuterà molto le nuove leve. Tanto qui Allendersi cosa ha fatto? Un calcione, sai che è cattivo. Aiuterà molto, stavo dicendo, le nuove ragazze a esprimersi, magari anche per prospettive future, magari titolate importanti, Anche Ashley West, che ne sai? Sì. Secondo me è stato fatto, anzi, speriamo, secondo me, è stato fatto per dare espressione a queste ragazze comunque. Mamma mia, intanto qui ragazze magari che al titolo massimo non ci arrivano facilmente, difficilmente non ci arriveranno. Tanto guarda Kimberly quanto è furba, ha mandato Ellen Dorsey contro la sua avversaria, ovvero i Tommy, e ora lei pensa è questa, certo, capito? Questa è furba, ragazzi. Cioè, Kimberly Jensen, ragazzi, sarà una serpe per tutta la carriera. Non è la ultima carriera. Tanto qui, mamma mia, è straordinario. Oh, attenzione però qui, Jasper. Sì. E dall'altra parte. Cosa ha fatto Ellen, mamma mia. Ellen però, ripeto, rischia infortuni, Cioè, una che rischia ogni volta che entra in infortuni. Ellen, sì, in effetti dovrebbe... Secondo me non carbura neanche bene le sue energie, non le sfrutta al meglio. Troppo
È brava. Troppo spellacolare. Però troppo spellacolare, mio Dio. Spellacchia. Oh, non ci credo. Ma lo scherzo. Uno, due, e no. E secondo me Ashley ha toccato qua involontariamente, perché ricordiamo però che Tommy comunque l'abbiamo vista contro la Lesbos, sì, una resistenza però... allucinante. Però i Tommy attenzione, oggi non sarà come quella di SummerSlam, visto che no, beh, ovviamente dopo quel match, ovvio, ecco, intendo, è vero, sono passati 5 giorni, però sì, però dici, non c'è il titolo in palio, non c'è quello in palio, no, ma non solo per il titolo, no, Davide, non solo per il titolo, proprio per la condizione fisica, dico, ma sì, beh, quello sicuro. Beh, sicuramente si sarà preparata, diciamo, più a dovere contro... grande qui che evita il colpo di... Zayn, cosa vuoi fare qui? Mamma mia! Non ci credo, tra l'altro, manovra che esibì anche Kimberly, è questa. Sì. Mamma mia. Insomma... vediamo qui. Oh, su questa attenzione! Qui c'è lo Connor, James, Surplex, Taz, Ashley West. E invece Tommy si cucca un altro braccio atteso. Però adesso Ashley West va su Ellen Dorsey. Sì. Kimberly che potrebbe andare a schienare, invece dove cavolo va? Si aggrappa le corde, vabbè. Non l'ha vista probabilmente, dai. Oh, Ashley West qui. Adesso si sono scambiate la campionessa Phantom Maiden contro la sua sfidante numero uno. Infatti va allo schienamento. Però c'è Ashley West. Ashley West che dice è una bella più. E guarda Kimberly con che cattiveria si accanisce sulla sua sfida, o meglio sulla sua avversaria, la campionessa Hitomi Sakamoto a Clash of Champions. Sì, però si cucca invece un inverte di T. Intanto Ellen Dorsey si spinge via la povera Ashley West che vola fuori. E vola! Ha tirato una schienata allucinante sulla rampa. Sì, ma questa vince magari il titolo, vince anche con la valigetta e poi lo perde dopo due giorni per infortunio. Cioè. Sì, ma questa se va con un match titolato deve stare attenta perché... Adesso non dico, però il campione deve anche un po' preservarsi, Certo. Guarda qui manovra di sottomissione da parte di Tommy Sakamoto e danni di Kimberly che... È brava Kimberly, Attenzione, X-Factor! Spear! Forse non benissimo, però... Forse non benissimo, ma che comunque c'era Ashley West di mezzo. Infatti ha perso il momento Kimberly. Però attenzione perché Tommy deve stare attenta alla spear di... Uno, due, no! Deve stare attenta questa mossa finale di Kimberly Tommy, perché magari Alice Walker non ha una mossa del genere, quindi... Sai cosa sarebbe bellissimo? Vedere Kimberly intanto qui... Che fa qui? Fece lo buster! Kimberly! Mamma mia, non ci credo, ma lo schieramento! C'è Tommy. Sarebbe bellissimo vedere Kimberly che segue la spear, Tommy che levita e gli fa la cucchina. Sarebbe una roba... veramente! Oh, attenzione! Wild driver! E qui Kimberly senza piede. L'altro di Kimberly viene da un'altra generazione, ragazzi, quindi attenzione, non è l'ultima arrivata. L'aggressione spietata. Intanto qui l'aggressione spietata di Kimberly, che qui va a colpire con una Alabama Slam cattivissima, ragazzi. E vuole la spear, intanto Ellen Dorsey si fa fuori probabilmente e sbaglia. Sbaglia DDT. Mamma mia, match veramente combattutissimo, mamma mia. Ashley West vuole vincere Ashley a tutti i costi, ma Kimberly, mamma mia. Anche Tommy prova una mossa di caricamento, però Ellen Dorsey la prende e porca miseria, stampa le ginocchia botta in faccia. Ecco qua invece l'infortunio è per i Tommy dopo una botta del genere. Mamma mia. Vediamo, però la giapponese resiste. Prende Kimberly, buonanotte. Prende Ellen, invece no. La spinge all'angolo, ma non porta niente di buono. C'è lo schienamento! Ci va lo schienamento! Corde, mamma mia, le corde. Va lo schienamento qui! Uno, due, nada. Però... E Wasteland and Shenmue, sì. Comunque, match anche tra Islanders e Tommy, insomma, non sarebbe affatto male, Magari nessuno lo esclude, Magari incassa su lei, che ne sai? Ma potrebbe in teoria? Potrebbe, certo. No, è un titolo. Non è che non può. No, potrebbe. Però. Aia. Però. Facebuster. Aia. Questa fa male. Andiamo. Alza. E la spinge via.
Brava Ellen, la spinge via. Serie di calcioni qui. Serie di calcioni. E poi. Oh, no, foto! Brava i Tommy! Bravi Tommy che lo prende. Se la carica, attenzione! TKO! C'è lo spiro dall'altra parte! C'è lo spiro dall'altra parte! E Shane West che si offre come vittima sacrificale di veramente. Tommy alza Ellen Dursi che viene presa da Tommy. Doppio backdrop, prima di Ashley West e poi di Tommy. Oh, sei tu in coppia sembra andare, È vero, è una coppia che sembra affiatare comunque fra le due, magari in futuro se le cose dovessero andare bene per un match magari contro le campionesse femminili. Oh, ma anche perché Davide e Ashley West, parliamoci chiaro, singolarmente non la vedo pronta, però in coppia sai. Oh, attenzione, c'è una suplex, mamma mia, non ci credo. Ellen si prova a colpire con una switch. No, uno, due, niente. No. Mamma mia. C'è una sorta di sweetness. Sì, forse un po' più caduta secondo me sulla schiena che sul collo, Vabbè, però dai. Siamo a lei, dai. X Factor. Sì, West Factor, sì, questo Factor caso. West. Vabbè, ci sta. Kimberly con un pugno, attento di Tommy. No, i Tommy che si fa cambiare. Jason Matic. Sì, forse è un Oscar. Meglio, però soprannominata Oscar, dai. Ancora gli ha rifilato un Glammy. Anzi, un Slammy. Attenzione. Sbaglia qui. Pugno sulla schiena i Tommy. Forse tentativo di cocchina clutch probabilmente. Sì. Vediamo. Se la inzaia. Due. Brava Kimberly. Arbitro, sì, brava, da due, abbiamo visto che due ce lo stanno acciagati. Anche le pugnazzo, backdrop, yes. Mamma mia, è salito suplex. Questo backdrop modificato. Attenzione, sì, a Dursi. Molto veloce, tra l'altro. Vuole prendere Ashley West la ghigliottina, mamma mia. Bravo Tommy, ragazzi, che si sta spaccando in quadro per impedire che Ashley West subisca lo schienamento. Pugnazzo qui. Attenzione però a Kimberly alle spalle. Kimberly si fa correre ad Endersi. Kimberly alle spalle con un pugno chiuso al collo. Vabbè, qui forse più infamia da parte di Kimberly che va allo schienamento. No, rupo! C'è Ashley West, grande Ashley. L'arbitro che non schiena però, Vabbè, forse ha visto l'illegal pin, dai. Ho capito, però dai. Mi sembra un po' eccessivo, Un calcione a zona. Anzi, alla fiancata di Tommy Sakamoto da parte di Ellen Dursi. E cerca di staccargli una gamba. Mamma mia, ragazzi. È anche difficile, perché questi quattro non stanno fermi un minuto. Oh, bella questa iptos, attenzione! Sunset flip! Ashley West! Uno, due, tre! No, c'è la West. È abbastanza rincoglionita. Pensa se avesse schienato. Pensa chi se avesse schienato Kimberly. Porca miseria. Sì, infatti, è vero. Brava PL che è ritornata sul corpo martoriato di Tommy stendendo. Vai lo schienamento, Ellen! Dai! Perde tempo però. Ci mette nel ridà. Bravo! Uno, due, tre, ci poteva stare, secondo me l'arbitro ha toccato. Un po' arbitro, un po' anche lui, un po' lento. TKO! Andiamo. Mamma mia, ragazzi. Ellen. No, si lancia via Tommy che cade al suolo. Prova un pugno alla zona addominale. Vediamo, Ellen Dursi non si lascia intimorire. Mamma mia. Non riesce però. È una sfida bella serrata, Sì. Joe Breaker qui di Tommy. E attenzione, ci deve essere qui backbreaker intanto. Spezza schiena qui intanto. Momentos di nuovo. Uno, due. Mamma mia, che casino, Momentos. Ragazzi. Atomic Drop, no. Atomic Drop, ci deve essere in piedi. No! Non ci credo. Una finale di CD FMO, mamma mia. E dobbiamo schierare Dursi. Era breaker, però. Dursi che aveva praticamente la mano sotto le corde alla fine di questo. Oh, Cucchino! Non ci credo! No! L'ho messo dentro! Mia, e qui cede! Qui cede Dursi! Qui Dursi deve cedere!
Mi è finito. No! No! Prova a reagire! Prova a reagire! Che ha fatto? Schieramento! No! Mamma mia! No, no, no! Che brava, ha fatto Ellen? Ellen, secondo me, avvantaggiato dalle sue lunghe leve. Oh! No, più che altro dall'abilità mostruosa che Ellen Dersi. Perché Ellen Dersi ha questo stile incredibile, elastico, che altri non hanno, no? È snodabile, ecco. Sì, snodabile assolutamente. Cioè, nessuna come lei è in WWF, quindi... No, ragazzi, una come Kimberly deve stare attenta, che se ti becca la cocchina... infatti, finita, infatti Kimberly cioè, non è così snodata. Jeff Pirro! No! Attenzione, Ellen Dersi! Attenzione, Ellen Dersi! Ellen Dersi vuole l'eclipse! Vuole l'eclipse! Vuole eclissare la giapponese, vuole eclissare la giapponese. Vediamo se salta. No, vediamo che se fa? Salta, non è perfettamente sicuro. Fa qui. Salta. Oh, no, ce l'hai pensato. E sbaglia, erroraccio. Questa qui, DDT. E Tommy, che erroraccio però prima di arrendersi, dai. Secondo me doveva provarci. È un po' libero. Prova ancora qui a reagire, Ellen. Prova a reagire, i Tommy, però niente, scontro fra titani, incredibile. E i Tommy, mamma mia. Attenzione Ashley West, suplex verticale, cattivo. Poi schieramento. Schieramento, uno, due. Non fare oh, i balli. Oh no. Oh mio Dio. Mamma mia, che botta. E forse West Factor è finita. Qua è finita ragazzi. Sì, Quest Factor, sai che è cattivo. Presto questo non va lo schienamento. Non riesce a schienarla. Mi Kimberly. Vabbè, d'altronde è anche abbastanza. Oh no! Implant, basta! Come non fa? Ci credo. Sulla sua sfidante di Clash of Champions. Ce l'ha, mamma mia, ce l'ha. L'ha presa. Incredibile, davvero. È la schiena. E questa copre bene, che è finita. Sì, la copre, la copre. Ma schienamenti, Tommy. E uno, due no, brava Kimberly che reagisce. Però, mi sa che c'è la cochina clutch però. No, l'implant buster ancora, neckbreaker, quasi sì. Standard quasi. Mamma mia, e va a segno di nuovo con l'implant basta. Quanto è migliorata Hitomi Sakamoto però, con quel titolo che è irriconoscibile ragazzi, Vediamo. Oh, West Factor intanto. Uno, due e tre. Cioè, mamma mia. Le Red Sisters sono una figuraccia. Cioè, non tanto per mamma la performance mia. Quanto per il risultato finale. È quello che conta poi. Mamma mia, veramente. Scusa, ci avrebbero scommesso una lira. I Tommy. Che Ashley West e i Tommy avrebbero vinto. Ma quindi, scusa, i Tommy ha schienato la sua sfidante. Mamma mia, sì. Però. Beh dai. Questo è un macino bello grosso però, E soprattutto perché Kimberly non ha meritato la title shot. Se l'avessi meritata, infatti. Ok. Però. Sì, infatti. E secondo me poteva, ma non so, andarci magari una stessa Ellen Dersi. Una stessa. Magari. Un rematch contro Alice Walker, magari. Chissà, però sono pronto a scommettere che Kimberly getterà la croce addosso a Ellen Dersi. Sì, ma è stata lei a essere schienata, non è che... Però dice mi dovevi parare, tu ora pensi solo alla valigetta. Però Raffaele si spacchi in quattro per parare. Lo so, però sai, Kimberly è una così, Cioè, ci ha fatto la storia così, quindi non è che... Sì, in effetti, sì. Giusta osservazione. Vabbè ragazzi, sarà un bel match anche questo, ed ora... Ecco qua, l'uomo... Segno di prepo violenza. Ma come oggi? Vabbè, la dirigenza. Ho capito, ma magari arriva prima lui, poi arrivano gli altri, non lo so. Dici. Alla fine lui è componente. Cioè, lui alla fine è il componente massimo della dirigenza. Quindi. Vabbè, sì, il presidente è giusto, però. Ma aspetta un mancio, un Boy Orton, che ne so. Cioè, Boy Orton gira manager, magari. Magari arriveranno dopo, O pensi se adesso ci caccia il sorpresone che ha acquistato Shane Ross? Veramente? Ragazzi, qui sarebbe un colpo in banca, altro che Money in the Bank. Però più che oggi, ma aspettavo magari un Boy Orton in quanto general manager che annunciava che riuscì Ross. Quindi qua non capisco perché oggi. Oggi ricordiamo che è stato aggredito oggi, no? Settimana scorsa. Sì. Ma non è da Axel, è vero. Probabilmente vorrà. O magari FMO arriva, che ne so.
No, te lo immagini, adesso dicono Axel non ha vinto il match perché si inventano qualche cosa, tipo che il match non è stato abilitato. Quindi sarebbero capaci. Ha rubato, capito? Infatti. Attenzione! Aspetta qualcuno. Axel! Oh! Axel! Attenzione! Ma perché? Axel? Vabbè. È probabilmente Axel è stato convocato. No, Axel secondo me è stato convocato da Oddi. Perché non c'è altra spiegazione. Infatti lo vedo abbastanza scuro in volto, Axel. Attenzione, ragazzi. Quattro che c'è rossa. A meno che Oddi non abbia trovato un altro avversario per Axel, magari c'è rossa. Oh. Che ne sai? Comunque. Oh. Potrebbe essere un match veramente interessante, per qualcuno. Per alcuni, ecco. Beh, dai, oh. Mamma mia. Insomma. E comunque, ragazzi, un passaggio. Noi vediamo, scherziamo, un passaggio di uno come Shane alla corte di. Potremmo dire Boy Orton o Lori Oddi in questo caso? Diciamo che Oddi è più da Genesis ultimamente perché c'è FMO, perché c'è Axel, dai, lo sappiamo, sì. Per quel motivo. Però ragazzi, un passaggio di uno come Ross a Genesis, oh, sarebbe un acquisto veramente importante. Cioè, hanno preso i microfoni, soldi, ma... attenzione. Oh mio Dio. Qua gatta ci cova, ragazzi, qua... Finale imprevisto e imprevedibile. Io mi aspettavo un annuncio, non so, magari un evento di Clash of Champions. Ma riesco persino a vedere la troppo... addirittura. Axel fa la voce grossa sempre. Sì. No, non sono un mago, sono solo quello che ti ha preso a casa. Sì, vabbè, ne vado davvero fiero. Attento, che quello è il presidente, Axel. Cioè, anche... Infatti l'abbiamo notato. Vedi un ribelle, no Axel, perché tu sei solo uno dei tanti. Mamma mia, lo ricordi che lo azzittisce in modo abbastanza brutale, direi. Lui è presidente, Davide, quindi può dire fare quello che vuole. Impulsivo, sfruttivo e distruttivo, perfetto, ma qualcosa manca, il cervello, Axel. Il cervello. Beh sì, quello lì forse in effetti... Sì, forse Axel è stato veramente troppo impulsivo, ma che significa?